Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori siamo nel decimo episodio di The Last of Us. Ragazzi abbiamo raggiunto un numero a doppia cifra. Nello scorso episodio abbiamo corso malissimo per la nostra vita nel buio più totale e ora ci troviamo davanti a un gruppo di assassini con Ellie pronta a pararci il culo facendo diciamo lo sniper. Quindi vediamo che cosa riusciamo a combinare ragazzi. Stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei. Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra, le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda, hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione, che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito? C'è. Cosa cazzo? Ho sentito qualcosa! Fai attenzione, amico. Deve essersi sbagliato. Sulla morte della squadra? Non posso immaginare dei turisti che uccidono tutta la squadra. Ok, raga. E se fosse vero, forse sono i militari che tornano. Ne facciamo Non sbagli fuori voi. un Quei militari non fregano un pochettino cazzo di questo in posto. Saranno dei stealth. turisti che hanno avuto culo. Dopodiché ci andiamo di cattiveria violenta. Stai calmo, amico. Va tutto bene. Ok, qua dietro in teoria non dovrebbero trovarlo. Tanto io ci ho selezionato una pistola a scarica, quindi direi che mi metto questa. Madonna, là in alto c'è proprio uno sul tetto là, zio Ben, che fa da sentire. Ehi, ciaone. Allora, raga, io qui devo tentare di fare la provata, ma non ce la farò mai, ovviamente, perché è troppo lontano. Ok, ottimo. Ottimo, raga. Ottimo, un'altra volta. Allora, raga, ci conviene salire. Che se saliamo e abbiamo una visione un po' più, diciamo, dell'insieme, magari, e dico magari, potremmo ucciderli tutti quasi con l'arco e poi scendendo speriamo di ritrovare qualche freccia. Ok. Oddio, mamma mia, raga, proprio lì è. Porca troia! Ok, hanno trovato un cadavere. Merda! Sta venendo di qua, Ehi, dividiamoci! pensavo andasse a vedere il cadavere, raga, madonna. Dove cazzo sei? Merda, ci hanno stampati, ma che sfiga. Questo è giù, che è importante, Pagherai per questo! che è quello con le molotov, raga. Adesso noi ce ne scappiamo di sopra. No, niente, aia. Salva, magari. Ce ne scappiamo di sopra per la nostra vita, via. Via, via, via. Merda, via. Lui è là! Cavalca, cavalca! Ostia. Ok. Ok, raga, adesso piano piano li ammazziamo. Bel lavoro, piccola. Ah, intanto Ellie li sta facendo fuori col fucile, grandissima.
Ok, ragazzi, stanno arrivando qua. Perfetto. Sentila, sentila, Ellie. Dai, vieni qua. Vieni se c'hai le palle. Ok, uno, no, due. Continua così, Ellie. Mamma mia, guardatela, Ellie. Mamma, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5 ne vedo per ora, raga. Guardatela, Ellie. Mamma mia, sta facendo la strage. Che mira. Dai, entra. Controllo questa zona. Tu guarda là sotto. Che sfiga, raga, si è buggato. Però devo stare attento perché questo potrebbe entrare. Io cerco di qua. Madonna, raga, madonna, 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 madonna. Perfetto. Ok. Dai, vieni dentro, Pirlei. Eccolo. Raga, che cazzo di skillata è Ellie? Cioè, l'ho ammazzato mentre stava scavalcando, eh. Cioè, madonna, che idola. E gliela dovevo dare secoli fa la pistola. Io cerco per di qua. Cerca. Ancora l'ha colpito. Mi sta dando una mano della madonna, regà. Cioè, i miei complimentoni. Altro che. Sei morto, pronto. Oh, bastardo. Ti ammazzo. Uff. Eccolo. Sei morto, stronzo. Ok, ragazzi, l'abbiamo dietro. Ed è armato malissimo. Prima cosa che c'è il fucile, ragazzi. Ostia. E girati. Bam. Ok. Allora mi curo, ragazzi, che non ho più vita. E noi ci siamo. Dai, entra. Andiamo. Bam. Perfetto. Allora, raga, in teoria dovrebbero essercene ancora. Ma dobbiamo scendere per scoprirlo ora. Grandissimo. Abbiamo ripreso anche la freccia. Raga, Ellie è stata veramente determinante, in questo scontro. Ma dov'è? Oh, madonna, eccolo qua. Bastardo. Tua mamma è una grandissima puttana. Ok. Bene, scendi. Fatto. Buono, regà. Data bene. Ne abbiamo fatto qualcuno in stealth e gli altri li abbiamo fatti fuori insieme ad Ellie, che ci ha dato una grande mano.
Andava bene. Minchia. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Ok. Allora, questa è fiducia, eh. Ci sta. Adesso c'è la sicura. Lo sai come si toglie, eh? Certo. Ok, l'importante è maneggiarla con cura. Non è un... Joel, starò attenta. Ok. Oh, raga, beccatevi questo come è messo bene. Thief. Questo vuol dire ladro, raga. L'hanno impiccato tipo malissimo. Porca miseria! Ci hanno dato dentro. Sì. Merda, non è molto diverso da quello che fa l'esercito a Boston. Lo immagino. Ok, raga, allora giù direi che abbiamo preso tutto. Vediamo un po' qua. Molto bene. Questi, raga, sono proprio rifugi fatti alla buonissima. Qualche topo alla griglia, raga, che fa sempre bene. Ricco di proteine. E si va. Okay. Fai la tua parte, Ellie. Vado. La catena è incastrata. E che cazzo. Resisti. Ok, lo faccio. Ecco. Ok. Perfetto. Bella pensata. Ovviamente noi dobbiamo salire di lì e quindi questo ci serve. Aiutami ad aprirla. Mamma mia, grande Ellie. Mamma, ho le mani ai piedi. Raga, ho visto roba da pigliare. Ho visto roba da pigliare. Uff. Controlliamo. Infatti, anche qua. No, tutto al massimo. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Sì. Medico. Ok, controlliamo quante pillole siamo. 25, ragazzi, sono poche. Ce ne servono 50. Vai bene. Cavalchiamo. Oh, pillole, molto bene, le abbiamo appena nominate. E qua c'è un banchetto di lavoro, raga. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Allora, fondina. Qua siamo in bolla e poi abbiamo pochi colpi. Qua siamo in bolla, direi, ci stiamo. Perforazione del proiettile potenza, purtroppo servono attrezzi altissimi. Velocità di ricarica per il fucile a pompa ci potrei anche star dentro. E la velocità di tiro dell'arco, sì, gliela metto. Ok, l'arco e direi... Sì, tanto poi 30 comunque per la portata quando avremo gli attrezzi altrettanti rimangono. Andiamo su questo. Ok. Raga, non gli metto il rinculo perché alla fine... Cioè, non è così esagerato per essere un fucile a pompa. Andrà alla grande. Ci sto dentro. Ok. Giù. Giù, giù. Ancora viva, raga. Bam. Giornate toste, eh? Già, amico. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Un cazzo. Andiamo. Ok. Pezzi di merda, ragazzi. Cioè, li hanno uccisi per niente. Sul cofano c'hanno un corpo mutilato. Raga, dopo 20 anni di infezione. Sono... Cavolo. Anche per tirare le scarpe, cioè diventa un problema. Cerchiamo di arrivare al ponte. Ok. Perché 20 anni a camminarci, capirete che si consumano e diventa un problema.
dopo così tanti anni anche le cose più basilari diventano un problema. Beh, almeno hanno finalmente ucciso gente. Quei due. Ero sicuro che avessero lasciato la città. Ora dobbiamo solo trovare la fottuta coppia del pick-up. Spero che ci fosse un esercito in quel furgone. Come cazzo hanno fatto a eliminare l'intera squadra laggiù? Così. Cazzo. Ecco come abbiamo fatto. Perfetto. Perfetto. E andiamo a potenziarcelo, raga. Come parlano, almeno hanno paura di noi. Tieni comunque gli occhi aperti. E beh. Voglio dire che è bello sapere che ci sei. Era un complimento. Ok. Mamma mia, Joel proprio non sa più nemmeno cosa sono i complimenti. Ok, vita, che è quello che mi interessa. Che non voglio sprecare un medikit. Qui c'è un foglio. Li abbiamo messi in fuga, la maggior parte delle loro forze si è ritirata su Liberty Avenue. Colpiamoli a mezzanotte, raccogliete ogni elemento abile armato. Sarà in piedi, allora può combattere. Mamma mia, ragazzi. Proprio combattimento, fan combattere anche i bambini, raga. Ok. Ok, dai, ci stiamo dentro. Sono 17 minuti, quindi ancora c'è tempo. Ho parlato con la squadra del lato est, non hanno visto un cazzo. E tizi, raga. Sì, stanno passando di lì proprio ora, magari li faranno uscire. Spero proprio che questi turisti si facciano vedere. Da qualche parte dovranno uscire, questo sarà il tuo giorno fortunato. Raga, io ci provo, Ok. Merda. Ok, molto bene, fuori uno. Qua, Ociuco, ci sono le bombe. Joel, c'è un tizio al primo piano, lo vedi? Ho anche già ammazzato uno. Raga, sto tiro è stato buono, Ovviamente la freccia si sarà spezzata perché era lontano come Gesù bambino. Ok, dai, giù, giù veloce, giù veloce. Dai, giù, giù, giù. Perfetto. Porca. Ok, ce n'è ancora uno. Ah, raga, qui c'è un legno modificato. Noi abbiamo il nostro tubo che ovviamente c'ha più colpi. Ma che? Oh, perfetto. Oh, mamma mia, che spettacolo, guardate qua. Freccia. Niente, ovviamente la freccia non c'è più, raga. Non importa, dai. Per una non succede niente, poi le ritroveremo sicuramente. E anche potenziare l'udito, raga, farebbe comodo, Tu non hai visto niente. Porca troia. Che sfiga però. Cazzo, che sfiga però, dai. Ok, raga, direi di... Merda, merda, via, via, via. Devi nasconderci un attimo, fargli perdere le nostre tracce e cercare di ammazzarli con meno dispendio di colpi possibile.
Merda, che sfiga. Niente, raga. Finalmente. Cazzo, gli ho sprecato 3 frecce. Oddio, mi hanno stampato. Raga, è meno facile di quello che sembra, eh. Separatevi! Ok, perfetto, hanno perso le nostre tracce. Bene, pare tu abbia scelto il modo più doloroso. Andiamo a fargli il culo. Ha una pistola! Ma dov'è? Ma dove? Merda, lui! Headshot! Adesso basta. Ulla, buono, buono, buono. Via, Ellie, via. Merda, Ellie. Porca puttana, però. Cioè, grazie che mi aiuti, però. Dio buono, se mi fai ammazzare non è un grande aiuto. Ok, giù un altro. Ne dovrebbe mancare solo uno. Ok. Vediamo un po'. Oh, cavolo. Resisti e sopravvivi. Cosa? Silent Starlight. Oh, giusto, sì. Il fumetto. Ok, stiamo attenti. Esatto. Alle bombe. Qua c'è roba per noi. Vediamo se possiamo creare qualcosa. Allora, questo non lo faccio perché poi mi mancano i nastri. Faccio questo e mi piglio su tutto. Muy bien. Andiamo via. Raga, quando si registra c'è sempre quella tensioncina in più, che basta quella per farti sbagliare, ovviamente. Ok, biglietto, camion. Ok, questi sono sempre gli assassini che hanno ucciso i militari. Ah, 2 colpi di pompa, sempre comodo. Voi raga, comunque mettetevi pausa e leggete con calma. E così chi non ha voglia di leggere se lo skippa e vi andare. Ok, andiamo qua, perfetto. Ecco fatto. Ok, pillolone. Al massimo. Allora, sì, facciamoci l'altro coltello. E questa ce la pigliamo. Questi purtroppo siamo al massimo. Qua. Oh, 50 pezzi per modificare le armi, mi piacciono. Più colpi. Andiamo a ricaricare. Gesù. Ora capisco che è successo in questa zona. Ogni battaglia ha le sue vittime. Magari hanno una famiglia. Tutti ne hanno una. Meglio non pensarci. Come faccio a non pensarci? Dai, su, Ellie. La vita è dura, lo sai. Qui, vieni, Ellie. Ok. Oh. Ecco fatto. Perfetto. Ok, molto bene. Ci siamo quasi. Ok, dobbiamo arrivare al ponte noi. Sono stata in un posto così, nella ZQT Boston. Eh sì,
Military Preparatory School, scuola raga. Di preparazione militare. Sì, è un modo carino di dire orfanotrofio. Chissà che è successo a tutti questi ragazzi. Questo posto è deserto da un bel po'. Non pensiamo. Non ci sono più ragazzi. Siamo provviste. Molto bene. Andiamo via. Eccone un altro. Manifesti ovunque. L'ho visto poco prima dell'epidemia. Davvero? Alla fine lui la sventra. Nessuno viene sventrato. È un filmetto per ragazzini. Chi ti ha trascinato a vederlo? Non lo so. Indovinate, raga. Passiamo dal vicolo. Madonna, raga, ma ancora ce ne sono, È tutto ok, solo giù la testa. Neanche per sogno. Madonna. Continua. Non lo so, 20. Prova con 25. Te lo giuro. Hai 25 barattoli di becco. Beh, 24. Ne ho appena finito uno. E come hai 24 barattoli di becco? Erano in un vecchio armadietto militare nell'hotel. Io e Ruben l'abbiamo trovato per caso. E ce lo siamo divisi. Vabbè, buono. Allora, perché? Sì, normale. Settimana scorsa ti ho salvato la chiesa. Ci penserò su. Avrei dovuto lasciarti. Beh, cosa è stato? Veniva da là! Veniva da laggiù! Toccato dentro nella pianta, raga, ma si può? Cioè, pianta di merda. Ok. Quello ovviamente è girato di qua. Giralo! Ehi! Niente! Yeah. Gesù, Joel! Fuori due. Guardami le spalle. Pure la piantina di merda o ci si mette, zio cane. Eccolo. Figlio di troia. Tua mamma. Proprio puttana. E addio ai 25 barattoli di bacon. Ok. Potremmo essere in bolla, raga. Ma dobbiamo oltrepassare. Quello. Via! Amico, perso un po' di fiducia in te stesso? Madonna. Sì, raga, fuggiamocela. Headshot. Oddio, un altro. Eh no. Lasciami stare Ellie perché team. Ti ammazzo male, che viene. Vediti da qua. C'è quel camion del cazzo. Ok.
via. Andiamo di qua. Qua non c'è niente. Qua nemmeno. Andiamo via, raga, andiamo via. Ok. Aspettate, ne controllo anche l'altra stanza, che non si sa mai. Okay. Infatti. Perfetto. No, da qua è da dove siamo arrivati. Scavalchiamo qua. Mamma mia, raga. Questo camion qui è... una bella spina nel culo, eh. Li abbiamo seminati, credo. Ok, tirati su. Andiamo. Mamma mia, raga. Non so se mi piacerebbe con le mie vertigini. Ok. C'è roba per noi. Pillole, molto bene. Altra roba per noi, ma abbiamo tutto al massimo, purtroppo. Intanto pillole siamo a 45, raga. Siamo messi bene. Merda, raga. Tutto questo. Non possono vederci. Mamma mia, ragazzi. Bastardo. Che cazzo? Figlio di... Joel! Aspetta, aspetta! Joel, fermati! Guarda! Lascialo stare. Calma, piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Oh. Perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Piacere. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Ha ragione, raga. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, facci strada. Seguitemi. Ci sta, raga, ci sta. Scusa per la storia dell'arma. Non preoccuparti, anch'io avrei fatto lo stesso. Da dove vieni? Da Hartford. Davvero? Ho sentito che laggiù le cose non vanno bene. Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. Il posto sarà ridotto come questo ora. Molotov potenziata, raga. Molto bene. Facciamo attenzione. Siamo vicini a uno dei loro posti di guardia. Ok. Solo tu e tua figlia? Non è il padre, direi. Ho promesso che mi sarei preso cura di lei. Beh, è una bella cosa. Noi apriamo tutto, raga, neanche... Esatto, 25 mi fa incomodo. Qua, niente. Ellie piacerebbe. Però, raga, il fatto che quando ci sono i fumetti comunque li prende e pensa Ellie... Cioè, fa riflettere. Se pensate che la prima volta che l'ha vista, a momenti l'ha mandata via il Q. Allora... Abbiamo 50, giusto.
Anche l'oscillazione dell'arma, raga, fa veramente comodo, eh. Però per il momento direi di... direi di aumentarci un pochino la salute, raga. Perfetto. Così possiamo anche ricreare un coltello. Perfetto. E noi possiamo prenderci qualcosina in più. Qua c'è un'altra stanza. Ok. 10 pillole, perfetto, raga, molto bene. Ok, andiamo avanti. Andiamo, andiamo. Aspettate, fate silenzio. Via dalle finestre. Mi si è rotto il cazzo sto camion, no? Hammer del merda. Andate. Merda, okay. Quel cazzo di camion ci tallona da quando siamo arrivati in questo... Sam, che cosa fai? Niente. Lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. Non pesa niente. La regola. Qual è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Ora andiamo. Non c'è spazio per i bambini, raga. Posto. Ci siamo quasi. Manca poco. Merda, gentaglia, raga. Cosa hai trovato? Lì. Coprici le spalle. Comunque ci fosse quassù. Io c'ho i fumogeni. Dove sono gli altri? Volevano fare un altro giro. Controlliamo se c'è altro. Va bene, da un'occhiata laggiù. Io controllo questa zona. Vado da questa parte. Controlliamo laggiù. Sei morto! La caccia l'ultima. Ehi! Che cazzo? Merda, raga, si era buggato. Ah, ce l'abbiamo fatta. Non male, veterano. Abbiamo i fumogeni, raga, usiamoli. Avanti. Saliamo sul camion. Prende sopra. Ok, raga, doppio headshot, molto bene. Ovviamente non hanno niente. Cosa mi lamento, raga? Siamo pure in... da questa parte. In normale. Ed è sicuro? Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave. E dove l'hai presa? Tanto non ti serviva. Tutti di qua. Raga, controllo i cessi perché spesso c'è... c'è pillole e robe del genere, quindi... Io? 14. E tu invece? Lo stesso. Hai 14 anni? Eh? Pillole. Quasi. Certo. Davvero? Eccoci. Questo era un ufficio, ragazzi. Benvenuti nel mio ufficio. Appunto. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati, siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni,
Dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Figa, che posto di blocco. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Li ammazziamo tutti, raga. Semplice. Wow. Sono bravo. Aspetta! Ai! Oh. Ferita da un mirtillo, eh? Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Beh. Lei non sembra molto preoccupata. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo a loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquilla. Anche noi stiamo cercando le luci. Perfetto. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Ok, raga, abbiamo trovato degli alleati a quanto pare. Speriamo siano brave persone. In questo mondo, si sa, non ci si può fidare di nessuno. Io, raga, devo assolutamente staccare perché ho superato i 40 minuti di registrazione. Quando parlo con voi, raga, il tempo vola. Questa è la verità. Signori, io spero che questo nuovo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, condividetelo con i vostri amici. Qui da Brutal e The Last of Us è tutto. Bella raga!